that's a yeah. Let's go bitches! Avete votato l'arma che volevate per questo video? Ebbene, ecco l'SRR-61. Il fucile da cecchino che spara proiettili grandi quanto il mio braccio, o il famoso cecchino che avete visto tutti in Shooter, il film di Bob Lee Swagger. Conoscete Bob Lee Swagger? Dai, famoso nel mondo videoludico, il cecchino, eccetera, eccetera. Oppure l'Intervention di Modern Warfare 3, quindi sapete tutti che questo è l'Intervention e spara dei proiettili che fanno un male cane. Ma iniziamo subito a spiegare l'arma. Per prima cosa, questo fucile da cecchino secondo me è uno dei più potenti e tra l'altro uno dei più divertenti da usare. E, bisogna subito dire che spara 40 colpi al minuto, è molto lento rispetto agli altri cecchini, ma questo è dovuto anche a un elevato danno. Comunque ha un caricatore da 8 colpi, è uno alla fine dei più piccoli di caricatori all'interno della classe dei cecchini, ma comunque fa un danno massimo di 100 entro una distanza di 12 metri e un danno minimo di 59 dopo 150 metri. Questo cosa vuol dire? Che il danno inizia a calare dopo i 12 metri e finisce di diminuire dopo i 150 metri. Oltre a questo, una ricarica molto lenta che è di 4,8 secondi, che è abbastanza grande. Questo solamente quando non ha munizioni nel caricatore, e di soli 3 secondi quando invece ha, diciamo, ha già dei proiettili all'interno del caricatore. Bisogna anche dire che i proiettili viaggiano a 620 metri al secondo, che è tra l'altro una delle velocità maggiori all'interno dei cecchini. E questo cecchino consente di fare tiri a lunga distanza senza dover calcolare ovviamente la forza di gravità, quindi è molto, diciamo, è molto preciso, e questo lo rende infatti uno dei migliori cecchini, pure perché il danno è molto elevato dovuto a questi proiettili enormi che spara, i Chaitak 402, delle cose assurde. Quindi è secondo me un cecchino fondamentale da usare. La cosa più bella è che con questo cecchino potrete fare molte cose assurde, vi potrete fare quickscope e uccidere subito un nemico. Tra l'altro non c'è sempre bisogno di mirare alla testa, potete mirare tranquillamente al corpo in certe situazioni. E il mio consiglio quando usate quest'arma è di stare attenti a ciò che succede agli avversari. Cioè, se vedete un avversario che viene ferito pure da un proiettile, sparategli con l'SRR-61. Ragazzi, lo bucate. Questo perché? Perché fa un danno elevatissimo. Quindi, anche se quello viene ferito, magari 5 di danno, 20 di danno, perché tanto le armi fanno su 12 di danno, 20, eccetera, eccetera, lo distruggerete comunque. È una macchina per fare kill, come state vedendo nelle clip che ho registrato ieri, è una macchina. Fidatevi di me, questo cecchino è uno dei miei preferiti, tra l'altro. Spero vi sia piaciuto questo video. Ora vedrò se fare un'altra votazione, quindi state in stand-by sulla mia pagina Facebook, state a leggere se farò un'altra votazione per la prossima arma o sceglierò io un'arma che mi piace. Spero vi sia piaciuto questo video, ho cercato di migliorare la qualità grafica, diciamo, PowerPoint, oltre però, docet, quindi spero vi sia piaciuto. Let's go bitches, al prossimo video.